Ragazzi, la storia! Fatemi spegnere un attimo! Ragazzi, la storia! Sentite! Sentite i fuochi d'artificio! Sentite i fuochi d'artificio, ragazzi! La storia! La storia! Ragazzi, la storia! La storia! Andiamo in semifinale di Champions League, ragazzi! Commoventi! Commoventi la nostra squadra! Grande, mister! Grande! Zittici di tutti, mister! Zittici di tutti! Mamma mia, ragazzi, la storia! Tutto ci ha messo sta partita qua per farmi venire l'infarto, ragazzi. Tutto, anche il gol finale. Allora, calma, raga, calma. Calma, la storia! La storia! La storia! Sto male, ragazzi! Sto male, sto male, sto male! Raga, siamo in semifinale! Da domani penseremo a tutto, a chi passerà poi in questa semifinale di Champions League. Ragazzi, siamo in semifinale di Champions League, il sogno continua. Qualcuno diceva che la superbia va sempre, va a cavallo, ma torna sempre a piedi. E tutto quello che è successo in questi giorni, tutti che parlano, tutti continuano a parlare, ve ne facciamo quattro, ce l'avete rubata l'andata, ve ne facciamo quattro al ritorno, siamo troppo forti, c'è Osimhen, c'è Cravadona, c'è questo, c'è quell'altro, via! Ha passato il Milan, ragazzi! L'AC Milan in semifinale di Champions League, ragazzi! Semifinale di Champions League! Commoventi! Ma che partita abbiamo fatto? Ragazzi, che partita abbiamo fatto? Ma viene da piangere, raga! Grande Milan, raga! Che partita abbiamo fatto? Difeso benissimo, raddoppiato benissimo, Calabria, raga, il capitano Davide, che partita ha fatto su Cravadona? Cravadona non è indovinata mezza, ragazzi, Cravadona, in tre partite. Ma voi vi ricordate? Adesso io sono qua a testimoniare tutto, io tutte le cose che sei... Mike che para il rigore, Mike che para il rigore. Abbiamo vinto 3 partite su 3 col Napoli, ragazzi. 3 partite su 3 ne abbiamo vinte. Quella di oggi, hai sbagliato un rigore, l'hanno sbagliato anche loro. Oliviero ha sbagliato un gol davanti alla porta. Abbiamo fatto il gol. Raga, no, Travis, questa qua l'abbiamo pareggiato, scusate, non l'abbiamo vinta, però nel senso... Abbiamo passato il turno. Che... Ah, sentite, fuochi d'artificio. Dai, milanisti, dai! Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Mike, Davide, Kier, che partita ha fatto, ragazzi? Tomori, che partita ha fatto? Teo, che partita ha fatto? Olè, 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 olè. Milan, olè, 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 olè. Guarda lì, ragazzi, che saltano, il sogno continua, ragazzi. Da domani poi penserò che il mio incubo si sta materializzando, ma non me ne frega niente, perché io, come vi dico da anni, e voi sotto qua nei commenti mi avete scritto di tutto contro questi ragazzi qua, non si meritano neanche un insulto che li avete tirato quest'anno. Guardate che sogno che vi stanno regalando, dopo lo scudetto che vi hanno regalato l'anno scorso. Guardate che sogno, che cazzo di sogno che vi stanno regalando adesso, ragazzi. Questa partita qua di stasera entra nella storia del Milan, entra nella storia del Milan. Rafa Leao, che partita ha fatto, raga? Bennacer, che partita ha fatto, ragazzi? Oliviero, oltre al gol, che partita ha fatto? Ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Noi siamo una squadra forte, io ve lo dico, qualcuno mi ha pure preso per il culo sotto i video quando dicevo questa cosa. Ragazzi, io con la mia squadra al completo me la gioco con tutti. Datemi qualsiasi squadra, io me la gioco con tutti. E voi continuavate a dirmi, ai miei mi avevano fatto, no? Lollo, ho scritto Lollo, me la gioco con tutti. Sì, sì, me la gioco con tutti. E me la gioco anche col Napoli, che mi dà 20 punti in campionato. E secondo qualcuno, e poi lì sul campionato, raga, lasciamo perdere, che io ho la mia teoria sul campionato. Io ho la mia teoria sul campionato. Datemi Mike, non toglietemi il mio Mike per 5 mesi. Non toglietemelo il mio Mike per 5 mesi, non mettete il mondiale in mezzo. Ok, c'è stato anche per il Napoli, ci mancherebbe, ma vabbè, non parliamo neanche di questa cosa. Raga, commoventi,
commovente, un Milan commovente, commovente ragazzi, avremo tempo per parlare. Il Milan ha fatto una partita difensiva oggi, era quello che doveva fare, il mister ha impacchettato un'altra volta il piolismo, ha impacchettato un'altra volta, ancora un'altra volta Spalletti, chi continua a parlare, noi zitti perché noi siamo dei signori. Zitti, noi siamo dei signori, lasciamo parlare gli altri, noi parliamo con i fatti. Il Milan è in semifinale di Champions League, ragazzi, semifinale di Champions League. Divento matto, raga, io vi voglio un bene dell'anima, voi che siete qua tutti, 22-23 mila, che soffrite ogni cazzo di giorno, soffrite con me. Questa è quello che vi meritate un Milan che arriva in semifinale di Champions League per tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Noi siamo il Milan, e questa sera abbiamo fatto un'altra volta la storia. Ciao. Domani parliamo bene con più tranquillità, raga. Sono fomentatissimo. Io amo la C Milan. Ciao a tutti.